Allora, siamo qui con i lavoratori USB di Roma TPL, in particolare con Ilario Lari e Valerio e Walter Sforzini, che ci racconteranno insomma un po' la situazione di questa azienda che, su cui molto spesso è sconosciuta ai cittadini romani. Allora, questa azienda è un'azienda che gestisce ormai il 30% del trasporto pubblico di Roma e ha una variata serie di problemi. Quello che ci ha spinto a venire qui a manifestare oggi è la richiesta di una data unica di retribuzione per tutti i dipendenti. Lo so che potrebbe sembrare una cosa assurda, però di fatto in questa azienda tutti i vari depositi di questa azienda percepiscono la retribuzione in diverse date e comunque quasi sempre regolarmente in ritardo. E questo è un problema serio. Siamo arrivati ad avere anche 2 mesi di ritardo. In particolar modo oggi chiediamo che ci vengano riconosciuti i 306 euro annuali che fanno parte del contratto come contributo regionale, chiamiamolo così per semplificare, che noi non percepiamo dal 2009. Quindi questo è un aspetto, insomma, siccome sappiamo con certezza che l'azienda gli sono stati materialmente dati questi soldi per poter regolarizzare la situazione, ci è stato detto dall'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Maria Spena, e noi siamo certi che mai ci racconterebbe una cosa che non risponde al vero, insomma. Quindi questo è uno dei motivi. Allo stesso tempo possiamo dire che oggi nel deposito dell'azienda Trotta, che è soltanto uno dei depositi di questo consorzio di aziende, c'è uno sciopero di 24 ore per il mancato rispetto delle regole legate alla turnazione, agli orari di lavoro, alla gestione del personale. Ci abbiamo, tanto per fare un esempio che è proprio il più eclatante, dei lavoratori che sono stati assunti a tempo e che sono e che quotidianamente lavorano dalle 12 anche 15 ore al giorno, che è una cosa pericolosissima, cioè ne dovrebbero lavorare un massimo di 7 al giorno, 7 ore e 4 minuti, 7 ore e 14 con i tempi accessori, senza entrare nei tecnicismi, però quasi vengono raddoppiate. Esatto, e di fatto sotto ricatto di rinnovo di contratto. Questa è un'azienda pubblica. È un'azienda privata, gestisce, svolge un servizio pubblico, avrebbe l'obbligo di investire sui 5 anni di appalto che rimangono, quindi non dovrebbe mai assumere gente a tempo determinato. Qualora lo faccia, non deve approfittare di questo contratto per poter distruggere la dignità di questi lavoratori, che non possono opporsi a questo se vogliono avere una speranza di riconferma del contratto. Mi sembra abbastanza. E una domanda, quindi ci volete spiegare un attimino in breve Roma TPL che cos'è? Perché ovviamente i cittadini leggono sugli autobus ATAC e pensano che sia, invece Roma TPL gestisce il 30% dei chilometri dei chilometri di trasporto pubblico a Roma. Del comune di Roma. E questo 30% è un 30% di chilometri appaltato direttamente dal comune, quindi non è che dobbiamo andare ad ATAC a chiedere spiegazioni, cioè le spiegazioni ce le dovrebbe dare il committente di questo appalto, è il comune di Roma. Nella giornata di ieri il comune di Roma si è presentato utilizzando i soldi pubblici per fare campagna elettorale, attribuendo all'azienda Trotta una nuova linea urbana che, per carità, noi siamo felici per i cittadini del Castello della Cerchignola, del 12° municipio, che hanno avuto la possibilità di avere un servizio che aspettavano da anni, guarda caso a un mese dalle elezioni, ma il problema è che è stato appaltato, cioè non è stato appaltato, è stato dato senza nessuna gara pubblica un servizio a un'azienda privata. Questa è la realtà, insomma, che poi fosse Trotta o un'altra, a noi poco importa questo, però quello che è successo ieri è qualcosa di grave. È andato lì, ha inaugurato, si è portato in pompa magna tutto lo staff municipale, Guardie del Corpo, è andato a fare questa presentazione della nuova linea. E un'ultima domanda, le condizioni dei lavoratori di Roma TPL, oltre ai problemi che hanno gli autoschiavi, cos'altro si aggiunge? Se magari se qualcuno vuole dire qualcosa anche appunto sulla situazione della manutenzione dei mezzi. In sostanza noi lavoriamo una media di 3 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore settimanali in più, che può sembrare una sciocchezza, però di fatto guadagniamo una media di 300 euro almeno mensili. Rispetto a una disata, che però questo è un argomento che noi utilizziamo pochissimo per protestare, perché metterci a fare questa guerra tra poveri serve a poco, anzi bisogna dire che quando abbiamo avuto dei problemi
e ci abbiamo avuto dei lavoratori proprio nell'ultimo periodo, gli è stato chiesto di andare a coprire turni che noi non potevamo soddisfare perché c'era gente che aveva avuto dei problemi, poi siamo sotto organico e si sono rifiutati di andare a coprire i nostri turni perché sapevano che noi stavamo facendo una forma di protesta. Certo. Quindi questo, insomma, bisogna riconoscere che poi alla fine una solidarietà c'è con i lavoratori ATAC. Ok, non so se Walter vuole aggiungere qualcosa. Sì, ma guarda, io proprio partirei da quest'ultimo punto, nel senso che la Roma TPL in senso generale io l'ho sempre definita una concorrenza sleale. Loro parlano di libero mercato, dicono che è l'Europa che impone la cessione di una parte del servizio. Io ripeto, la considero semplicemente una concorrenza sleale, perché i dati li ha appena snocciolati il collega Ilario. Se una media di 200-300 euro in meno in busta paga, se turni giornalieri di 11-12 ore che vanno ben oltre il contratto nazionale, perché un'altra delle nostre proposte che come Unione Sindacale di Base stiamo portando è quella proprio del rispetto del contratto nazionale, che quindi ci sia una punta massima di 7 ore e 14, compresi i 10 minuti di accessori, perché un autista, per una questione di sicurezza, prima di prendere il servizio deve controllare la vettura, lo stato delle gomme, delle luci, la fanaleria, il funzionamento, tutto quanto. Mentre molto spesso nella norma queste aziende creano dei turni non considerando questi 10 minuti di accessori, li considerano fuori dall'orario di guida, cosa che, ripeto, non è prevista nel contratto nazionale. La cosa grave, e purtroppo non posso non dirla, è che tutto questo accade con la complicità dei soliti sindacati, CGL, CISL, UIL, UGL e qui a Roma, da qualche anno a questa parte, grazie al sindaco Lemanno, anche la Faesa CISL, che non fanno nessun tipo di protesta, non tutelano i lavoratori in questa direzione, per un semplice motivo. Con tutta probabilità, essendo aziende private, essendo libere da altre logiche che impongono il blocco delle assunzioni, ad esempio in ATAC, per via del patto di stabilità sui comuni e quant'altro, con tutta probabilità loro hanno il potere di dire a un lavoratore, a un qualsiasi ragazzo, se mi dai retta, se fai come dico io, probabilmente un posto lo troviamo. Quindi c'è la falsa promessa. E questi signori sono gli stessi che proprio in questi giorni hanno firmato un contratto, o comunque una bozza di contratto nazionale di rinnovo, dopo che è scaduto da 5 anni, stanno parlando soltanto di una tantum, che se dividiamo per gli anni 2009, 2010 e 2011, perché solo di quelli parlano, viene intorno ai 15 euro lordi al mese, solo di arretrati, di soldi che non hanno preso questi lavoratori. Ma questo sarebbe il minimo. Non c'è nessun accenno ad un eventuale aumento economico che vada un po', insomma, così, certo, ad adeguare gli stipendi alla vita, diciamo, quella, al costo della vita. Ma oltretutto in questa bozza di accordo sono previste cose assurde: la responsabilità e quindi il risarcimento danni da parte del lavoratore in un eventuale sinistro. E quindi vociferano anche di eventuali assicurazioni che coprano questo tipo di problema, vista l'esperienza dei fondi integrativi di categoria, nel nostro caso Priamo, che sono gestiti dai sindacati, dalle aziende, un terzo organismo che non ho mai capito chi è e che dovrebbe fare da garanzia. Temo che queste assicurazioni, certo, da dove saltino fuori, uno se lo potrebbe anche immaginare. Quindi di questi sono questi signori qui. Parlano addirittura, anni fa questi signori sono quelli che hanno tolto il bigliettaio dalla vettura, e adesso in questo contratto mettono che le aziende a livello locale, per compensare l'evasione tariffaria, possono prevedere un aumento di produttività. Cioè tu non controlli un cittadino che magari non può e non lo paga, lo paga un aumento del lavoro dell'autista. Questi sono quei signori che domani si prepareranno a Piazza San Giovanni a festeggiare non si sa cosa, visto che il lavoratore è finito, il lavoro è finito, praticamente hanno mollato su ogni campo, tant'è vero che domani su quel palco ci saranno anche i principali delle varie aziende, non si è mai visto. Questo dimostra la concussione ormai che c'è fra sindacati e aziende. Hanno firmato nel novembre scorso un accordo sulla produttività, dove non è più dove hanno eliminato l'aumento automatico, diciamo così,
della retribuzione legata in qualche maniera anche a un'inflazione programmata che non bastava mai, ma quantomeno garantiva una certa crescita minima, l'hanno tolta e hanno legato un qualsiasi aumento economico a un aumento di produttività. Che, come dicevo sempre, io adesso posso anche essere d'accordo che se voglio 10 euro in più lavoro per 10 euro in più, ma fra 20 anni, per mantenere uno stipendio adeguato, certo, devo lavorare 24 ore? Questi sono quei sindacati che dicono di tutelare i lavoratori. Io spero e credo che tutti i lavoratori, ma anche i cittadini, perché poi in qualche maniera sono tutti legati anche a questi sindacati, l'autobus lo prendiamo tutti, una svegliata se la diano, insomma, cominciassero a prendere coscienza e diciamo a mandarli via, no? Se no direi come dite voi. Tutti a casa, tutti a casa, ma insomma. Ok, grazie.